Chiara, per adesso solo una diffida, Chiara, a Marti, perché ho tutta la registrazione della conferenza stampa, così come ho visto che su un giornale anche ci sono scritte una serie di cose. Io voglio soltanto dire una cosa, che forse Marti ha dimenticato di raccontare alla gente che l'amministrazione Salvemini, l'amministrazione, non le ipotesi future, ma l'amministrazione Salvemini si è retta con il consigliere Fragola, che non ha neanche firmato per la caduta di Salvemini, e si è retta grazie ai tre consiglieri proprio della lista del consigliere Marti, cioè vi ricordiamo, giusto per notizia, Finamore, Gigante e Calò. Quindi se qualcuno ha già dato prova di volere sorreggere l'amministrazione Salvemini, questo è proprio il gruppo del consigliere Marti. Allora, il consigliere Marti oggi viene da me diffidato a dirmi dove, come e quando lui ha avuto notizie che io sosterrei in un eventuale ballottaggio il consigliere, l'attuale ex sindaco Salvemini. Me lo deve dire, perché io non accetterò più da parte sua né scuse né lacrime, come ha fatto altre volte quando mi ha chiesto scusa per diffamazioni che aveva fatto a suo tempo. Adesso non accetto diffamazioni, tantomeno le accetto da lui. Quindi che mi dia la prova e subito, altrimenti io questa volta vado avanti fino in fondo, perché non consento a chi ha sostenuto l'amministrazione di sinistra di andare a gettare fango su di me, che sono persona chiara e leale fino in fondo.